La terapia con CAR-T è una terapia cellulare in cui i linfociti di un paziente vengono modificati per riconoscere alcuni antigeni espressi su alcune leucemie e alcuni linfomi. In questo modo il sistema immunitario del paziente diventa in grado di combattere queste cellule tumorali. Questa terapia è stata approvata circa 2 anni fa in America dall'FDA e 1 anno fa dall'EMA e i risultati nel linfoma grandi cellule, nella leucemia linfoblastica, hanno permesso di vedere che sono una terapia efficace in pazienti prima considerati senza opzioni terapeutiche valide in circa un 30-40% dei casi. Per cui è una terapia efficace in pazienti a cui prima non si sapeva quale terapia potesse dare un'effettiva speranza di cura. E, appunto, io sono stata in America a osservare questo tipo di terapia perché la terapia con CAR-T ha delle complicanze particolari che sono la sindrome del rilascio citochinico, la neurotossicità, che non si sono mai viste nelle altre terapie standard. Nella mia esperienza ho potuto osservare 51 pazienti che hanno ricevuto questo tipo di terapia e ho imparato appunto a gestire queste complicanze. Quello che è assolutamente indispensabile per poter affrontare e offrire ai nostri pazienti questa terapia è una struttura con una certa complessità in cui diverse figure, medici di diverse specialità, infermieri, farmacisti, ricercatori, amministratori, lavorino insieme per poter procurare questa terapia a tutti i pazienti che hanno queste patologie che, per cui la terapia è in indicazione. Ecco, a quanti pazienti potrebbe applicarsi in Italia questa terapia? Attualmente si stima che i pazienti con leucemia linfoblastica acuta del bambino o giovani adulti, per cui fino a 25 anni, siano circa un 20-40 anno, mentre i pazienti con linfoma a grandi cellule siano intorno a 600. Questa è, diciamo, la domanda che si stima dagli studi di registro italiani ci sia attualmente in Italia.